buongiorno. Oh. Ma andiamo. Che bel benvenuto, grazie mille. Grazie, sono Carla Leverato, sono Head of Creative Works in Google e ho il piacere oggi di essere qui sul palco di IF con due ospiti meravigliosi che vi presenterò a breve per parlare della rappresentazione autentica, di come l'Italia è cambiata, sta cambiando e si sta arricchendo da nuove identità che sicuramente ci danno un valore aggiunto a tutti. Questo è un tema che come YouTube ci sta particolarmente a cuore e che fa anche parte della nostra mission da sempre, quella di give everyone a voice and show them to the world. Quindi ho il piacere di presentare sul palco, che faccio già accomodare, Tia Taylor, Motia Abiola Olantumbi, e anche la decisione di chiamarla col suo vero nome se vi racconteremo, grazie Tia, e Mariana Calonda Ocasara. Prego. Faccio solo una battuta prima che iniziamo, che le avevamo chiesto onestamente come volevano essere chiamate, perché hanno i nomi d'arte che usano da tantissimo tempo e che, per i quali diciamo, le conoscete benissimo, ma abbiamo fatto anche delle chiacchierate molto belle per parlare del talk anche della gentilezza, dell'identità e com'è anche bello che i veri nomi vengano presentati e raccontati. Come state intanto? Bene, bene. Benissimo, dai. Felici di essere qua. Fa molto piacere. Allora, come sapete, il tema di quest'anno di IF è proprio quello della gentilezza. La gentilezza che crea apertura, la gentilezza che è quella empatica, quella vera, e che ognuno di noi in qualche modo interpreta e rappresenta nella vita di tutti i giorni in modo differente. Quindi, qual è la vostra, se ce la volete raccontare? Per me la gentilezza sta tanto in ascoltare. Spesso cerchiamo di, se siamo un po', non voglio utilizzare la parola egocentrici, però è molto naturale parlare di noi stessi, parlare di quello che stiamo facendo, cercare di guardare le cose dal nostro punto di vista, però in realtà secondo me è molto più gentile ascoltare e quando ascolti riesci a capire la persona che hai davanti a te e creare nuove cose insieme. Marianna? Allora, per me la gentilezza rappresenta un qualcosa di imprescindibile nella mia vita, nel senso che è una potente arma al giorno d'oggi, ma se la rapporto al mio essere nera, alla mia nerezza, mi porta anche a dei ricordi, perché molto spesso noi persone razzializzate nei nostri contesti familiari veniamo cresciuti con dei moniti. E uno di questi era proprio la gentilezza e faceva parte di tutto un pacchetto che la nostra famiglia ci insegnava proprio per evitare di subire discriminazione. E quindi da un lato è un'arma, ma dall'altro mi ricorda l'infanzia e i moniti. Ecco. Bellissimo. Tra l'altro voi avete delle attività diciamo singole, ma avete un punto in comune che è molto bello, che è quello di Colore, delle quali siete founder e brand manager insieme. Volete raccontare un po' anche al pubblico questo spazio e le attività che fate con Colori? Sì, Colori è nato da un'idea mia del voler ricreare uno spazio per le persone, soprattutto di seconda generazione, ma le persone diverse in generale in Italia, che non aveva spazio prima. Quando sono arrivata 8 anni fa, che non è così tanto tempo fa, all'università, avevo l'idea che non c'erano così tante persone come me, che l'Italia era un paese con solo persone bianche e che c'era solo una realtà. Ed è con gli anni che mi sono diventata amica con italiani di seconda generazione, cioè ragazzi che sono nati o cresciuti in Italia con genitori con origini stranieri, e che ho capito che l'Italia è un'Italia con tante realtà ed è solo che non vengono quasi mai raccontati. Quando parliamo della diversità etnica in Italia, parliamo delle persone che arrivano con le barche o la criminalità. Non parliamo così spesso delle persone che stanno qua e fanno cose. E quindi Colori era nata per questo, per dire appunto che l'Italia è già cambiata, dobbiamo solo raccontarla. E poi un anno fa Mariana ci ha raggiunto come la nostra
Bravissima brand manager, social media manager, ed è lei che dietro le quinte dirige tante delle operazioni. E quindi sì, insieme dirigiamo Colori. Una cosa che mi piace anche, tra l'altro, molto di Colori, che raccontate non solo quello, ma anche valorizzate tante cose dell'Italia. Ed è una caratteristica che anch'io, che vivo comunque da 20 anni in Italia, ho sempre pensato, è che tante volte sono proprio gli italiani che le volte non valorizzano, non vedono le cose belle, che sono i primi a criticarle. E quindi è molto bello poter avere anche questi confronti, grazie a tutte le identità che in qualche modo si mischiano, per tirare fuori il meglio e valorizzarlo. La gentilezza è sicuramente un superpotere per creare empatia, per creare delle relazioni, in qualche modo è quello che aiuta anche a creare il senso di appartenenza. E quindi su questo voi avete creato una community pazzesca, volevo sapere un po' come, che rapporto avete, come avete creato la community, che rapporto avete con loro. Direi che è un rapporto vicino, perché un'altra parte dell'idea è che io ho parlato sempre dei discorsi sulla diversità etnica e le questioni sociali sulla mia piattaforma, però quello che ho trovato è che quando sei una persona che stai facendo un dibattito con un'altra persona sulla tua esistenza e le cose che tu vivi, spesso non finisce in una cosa costruttiva, ti senti stanca, l'altra persona dice è solo la tua esperienza, non è una verità assoluta, e quindi io ho detto ma se creiamo un'altra piattaforma che non è solo una persona che sta raccontando la loro esperienza e che sta dibattendo con un'altra persona che non la vede così, creiamo una comunità che racconta quello che stanno facendo. Non è un dibattito su Colori, stiamo solo mostrando quello che facciamo e così cerchiamo di cambiare le idee delle persone. E puoi spiegare anche meglio tu, Marianna, il fatto in cui noi cerchiamo di fare community in modo 360, non è solo sulla pagina, ma tipo anche con i nostri collaboratori, quando cerchiamo di avere loro ci aiutano a fare i contenuti, e in questo tipo noi li contattiamo a un minimo di 2 settimane in anticipo. Questo è un atto di rispetto per il loro tempo, la loro creatività e il fatto che stanno facendo anche altre cose. Vengono tutti pagati, anche questo è un'altra cosa che cerchiamo di mostrare, un rispetto reciproco e dare un valore al loro lavoro. Quando loro stanno facendo un progetto, cerchiamo sempre di pubblicizzarlo sulla nostra piattaforma, quindi è molto di più di parlare con noi sui social, ma c'è tutta un'attività di una relazione dietro. Perché comunque il progetto si basa all'80% di contenuti che non vengono prodotti operativamente da noi. Noi molto spesso diamo le idee. All'inizio eravamo più noi che comunque incaricavamo, ma adesso invece il contenuto e quindi la conseguente relazione con la community nasce da un confronto, cioè noi tra virgolette investiamo tempo, cioè noi amiamo confrontarci con la community, anche se per esempio si sceglie un tema, ok, scegliamo una persona che secondo noi può essere la persona giusta per appunto portarlo sulla pagina, poi nasce un confronto, perché comunque è quello che rende i nostri contenuti di qualità, che non è un semplice noi ti commissioniamo questo e poi ti paghiamo, oppure noi ti diamo lo script e poi tu lo interpreti, ok, noi siamo la parte operativa, però le idee nascono sia dal confronto oppure sono loro stessi a dirci guardate che come l'avete scritto non funziona. Infatti quando facciamo molto spesso dei contenuti lontani da quelle che sono le nostre esperienze, noi chiediamo sempre la revisione di persone all'interno delle diverse comunità. Di recente abbiamo fatto un contenuto sull'appropriazione culturale durante Halloween, no? I costumi da non indossare, e per ogni costume citato, nativi americani, geisha, samurai, abbiamo chiesto a persone di origine nativo-americane o giapponesi appunto di revisionarci il contenuto, perché noi ci teniamo a raccontare realmente dal loro punto di vista. Noi siamo un mezzo, siamo il ponte che sta cercando di creare una connessione che in Italia non si è mai vista, perché la diversità per l'appunto viene sempre, cioè noi dobbiamo assistere alla diversità, invece noi stiamo cercando di essere i protagonisti della diversità.
E questo è molto bello anche perché crea in qualche modo un circolo virtuoso, no? Sì, di esatto. Collaborazioni, di apertura, di scambio, che è quello che poi alla fine ci arricchisce assolutamente a tutti. Tia, tu sei nata su YouTube, tra l'altro ti ho la regia, abbiamo anche un po' di cose che non le vediamo adesso con il sound, però tante cose bellissime che ha fatto con formati pazzeschi. Ci racconti un po' anche da quando sei nata sulla piattaforma e perché hai scelto YouTube, perché l'hai trovata la cassa dell'espressione anche per te? Sì, io ho caricato il mio primo video come Tia Taylor quasi 10 anni fa, quindi avevo 16 anni. E non avevo scelto, non era un pensiero consapevole scegliere YouTube, se sono sincera. All'epoca quello era la piattaforma video che era l'unica e andava e tutti stavano lì e ho detto, a me piace, anch'io vorrei fare questo. A me piace raccontare, quindi sì, vado su YouTube. Ma quello che posso dire 10 anni dopo e dopo aver lavorato nel settore e anche su diverse piattaforme, la cosa che apprezzo di YouTube è che è la piattaforma per che funziona meglio per creare community, il fatto che favorisce contenuti video ma long form, crea un legame molto più forte di quello che puoi creare in 45 secondi. E quindi YouTube farà sempre parte della mia strategia personale, ma è anche una grande parte della strategia di Colori. Certo. Tra l'altro, oltre con i long form che avete bellissimi, ho visto che state andate anche molto bene con shorts e quindi state un po' avendo la strategia completa, sì. Che è quello che noi ormai vediamo da tantissimo tempo, e ieri il nostro collega Brian ha fatto il primo speech proprio su quello. Le persone ormai non gli interessa più se il formato è lungo, se il formato è corto, neanche ci fanno caso, se lo vedono dal cellulare, dal computer, dalla connected TV quando stanno su sul sofà di casa, semplicemente scelgono quello che vogliono vedere, c'è un'infinità di possibilità. E proprio per arrivare a loro l'importante comunque è fare dei contenuti che siano sicuramente autentici. Pensando anche un po' all'audience che dicevate delle community, immagino sia molto più facile parlare a chi fa parte già della community, perché in qualche modo sono persone già sensibilizzate, sono persone che sono aperte in qualche modo, no? ad arricchirsi loro e a farne parte. Invece c'è bisogno ancora di tantissima apertura. Come fate a pensare i contenuti per scalare un pubblico che sia ancora più ampio e affinché questa community cresca sempre di più? Noi focalizziamo su noi stessi in primis, cerchiamo di raccontare le nostre storie e avere un controllo sulla nostra narrativa e rappresentarci nel modo in cui noi vogliamo essere rappresentati. E poi le persone da fuori, la comunità, essendo che non ci hanno mai visto così, si incuriosiscono. Si incuriosiscono, sì. E arrivano così. Questa è stata la strategia fin dall'inizio, che non è arrivato automaticamente. Essendo su diverse piattaforme da così tanto tempo, sono riuscita a provare diverse cose e abbiamo capito che questa è almeno la nostra strategia vincente, pensando prima a noi e poi gli altri arrivano. Una cosa che abbiamo imparato da Tia è che sicuramente il linguaggio ci aiuta. Comunque noi siamo persone che vivono in prima persona il fenomeno e quindi quando realizziamo i nostri contenuti, soprattutto quelli video e soprattutto quelli divulgativi, usiamo un linguaggio comprensibile a tutti, perché molto spesso una cosa che si dà per scontato e che anche noi finiamo per dare con lo scontato è il fatto che tutti possano capire quello che abbiamo da dire. Ma un conto è raccontare un fenomeno che noi viviamo quotidianamente, un conto è dover sensibilizzare persone che magari hanno un muro nei confronti di quelli che sono i fenomeni che raccontiamo, e quindi lì non puoi andare con quel tipo di linguaggio che sei magari abituato a usare tutti i giorni, perché potresti anche sembrare saccente. Noi invece vogliamo educare, divulgare e sfatare, e per sfatare dobbiamo usare anche un linguaggio e dei formati agibili e comunque accessibili a tutti. Assolutamente sì, tra l'altro mi sono vista un sacco di contenuti vostri e la cosa che mi piace è il fatto che riuscite ad affrontare tematiche molto importanti però anche con tone of voice molto diversi, alcuni che fanno ridere e sono talmente assurdi delle volte per le richieste che vengono fatte, alcuni invece molto concreti, molto diretti e più educational in qualche modo. Io ne avevo selezionato di mia scelta un paio che avevo voglia di condividere, se la regia ce le vuole far vedere. Ehi, ciao!
Ciao, sono Leslie. Ciao, sono Aida. E oggi risponderemo alle domande più googolate sui neri. I neri nascono bianchi? Che domanda. Allora, allora io lo posso fare su mio nipote che è abbastanza chiara di carnagione, è nata abbastanza chiara, però non è che nascono bianchi, nascono un po' più chiari. Esatto, e poi la melanina fa effetto pian piano. I neri si mettono la crema solare? Sì. Yes, I do. SPF 30, hello? Like. Cioè sì, la mettiamo, cioè allora la mettiamo, ma non in quantità esagerata, no. No. Si può dire, o meglio, si dice nero, nera, neri, nere. Insomma, avete capito. E non di colore o qualsiasi altra parola vi possa essere venuta in mente nel frattempo. Questo perché in italiano il termine di colore si riferisce solo alle persone nere e non a tutte le persone non bianche. Quindi non è l'equivalente del termine inglese of color, la parola che appunto indica tutte le persone non bianche, ma di colored. Colored è un termine obsoleto e spesso offensivo nel mondo anglofono per via del suo collegamento politico. Tra l'altro ho fatto veramente difficoltà a scegliere perché c'erano contenuti bellissimi e devo essere super onesta, anche io ho imparato un sacco di cose, cioè che mi ritengo una persona molto aperta, molto accogliente. Lavoro in un'azienda e sono fortunata che c'è una sensibilità anche aziendale molto importante, l'inclusività. Vedendo i vostri contenuti mi avete dato tantissimo e questo mi ha fatto veramente molto piacere, su questo vi ringrazio. Siete sicuramente una fonte di ispirazione e anche un grande megafono, perché date voce alla comunità. In qualche modo, come dice Austin Kleon, che a me piace tanto, your outputs depend on your inputs. Quindi, come vi arricchiti voi? Da dove prendete ispirazione? Dove, che, anche, non so, al di là di YouTube, se avete dei canali YouTube in particolare, persone che seguite, però in generale, anche perché immagino che per poter trasmettere così tanto alle persone avete bisogno anche voi di tenere la vostra motivazione bella alta. Sì, è brutto da dire, però penso che la reazione più immediata è sempre quella negativa, sono emozioni negative. Vedi qualcosa che non a te non piace come è stata fatta e quindi dici io voglio fare quello ma meglio e bene. E quindi quello è stato il primo approccio. Avevo visto delle realtà che affrontavano delle tematiche sociali, diciamo, in un modo che a me, io dicevo, beh, se potevo farlo io, l'avrei fatto in questo modo, e quello è stato il primo. Poi per i diversi format, certo che guardiamo format tipo le domande che sono più googolate, è un format visto, è già visto in tutto il mondo su diversi argomenti, e quindi lì vedi i format e poi li adatti a noi stessi. Sì, però ci mettete tanto del vostro su quello? Sì. Perché io ho visto tanti di quel format lì, che lo conosciamo molto bene, su tanti canali, ma il vostro ha un modo così leggero ma anche così diretto di passare i messaggi che è proprio ha un'impronta tutta vostra. Sì, e diciamo che è sempre una mischia, è una cosa che cerchiamo di fare sempre e sfidare noi stessi, perché per esempio noi per caso avevamo mostrato tutte le persone non tutte, ma persone nere che avevamo intervistato, e noi sono tutte e due donne nere, però ho sempre cercato di rendere questa comunità una cosa veramente universale per le persone di seconda generazione / extracomunitari in Italia. Sì, razzializzate in Italia. Perché è facile per me prendere tutte le persone che ammiro, che sono neri e che capisco il linguaggio e come facciamo e viviamo tutte le stesse cose. Però la grande sfida era di includere tutti. Se guardi tutto il team di colori, siamo tutti. E poi anche dei nostri contributors, siamo tutti. E quello, secondo me, è la grande sfida, perché in diversity and inclusion in generale, il primo passo è sempre tipo le donne, e di solito quando diciamo le donne sono donne bianche, e poi forse puoi buttare dentro una persona nera come token. Sì, sì.
però la vera sforza è andare lontanissimo da te e raggiungere comunque altre persone, altri racconti e raccontarli in un modo autentico. E quindi secondo me quello è la cosa che avevamo visto che mancava nell'ambiente e che volevamo creare e cercare di fare. E spero che lo stiamo facendo in un modo adeguato. Sicuramente. Per te, Marianne, invece? Allora, in parte mi riaggancio al discorso di Tia, ovvero che noi comunque ci guardiamo intorno, quelli che sono i trend, no? In generale, e poi li adattiamo alla nostra condizione di persone razzializzate e persone nere in Italia, cosa che nessuno aveva mai fatto ed è, secondo noi, anche abbastanza grave ed è quello che funziona. Ovviamente tantissima ispirazione parte dalla nostra esperienza personale, ma come ha detto anche Tia, noi abbiamo un'esperienza che differirà sempre da una persona di origine asiatica o da una persona di origine latinoamericana, ed è per questo infatti che ci teniamo al dialogo, perché parlando con altre persone, sentendo le loro esperienze, siamo in grado di capire forse quello che noi davamo per scontato non essere uno stereotipo per la comunità asiatica invece è importante da decostruire, il fatto che tutti loro non sono hacker. Noi non ci avremmo mai pensato perché magari non è proprio della nostra nerezza, mentre invece per una persona asiatica è importante. Poi ovviamente il dialogo interno, perché se non ci fosse dialogo interno non ci sarebbero i contenuti di colori, però l'ispirazione nasce fondamentalmente dal dialogo con la nostra community. Noi senza la nostra community, ed è per questo che la trattiamo veramente coi guanti, non ci sarebbe colori, innanzitutto perché loro sono operativamente chi fa il contenuto. È rarissimo vedere noi, a meno, cioè, per alcune esigenze, forse negli shorts ci vedete un po' di più noi membri del team, però se non ci fossero loro noi non avremmo argomenti, perché l'esperienza sarebbe limitata alla nostra nerezza, e questa non è diversity. Ci sono altre pagine molto valide che parlano dell'afrodiscendenza in Italia, noi vogliamo offrire invece un quadro completo il più possibile, perché anche all'interno dell'afrodiscendenza stessa ci sono diverse sfaccettature, però noi vogliamo offrire un quadro completo in cui le persone che razzializzate che non si sono mai ritrovate prima possono iniziare anche solo un ragionamento, magari essere ispirate a creare qualcosa per la loro community. Noi siamo un ponte. Che cosa andremo a collegare lo stiamo decidendo, perché comunque anche noi ci siamo evoluti. Prima parlavamo solo alle persone più sensibili agli argomenti, invece adesso abbiamo deciso di allargare ed essere più divulgativi, perché c'è bisogno di educare e di uscire dalle nostre bolle. Noi siamo un ponte. Che cosa creeremo? Un ecosistema, si spera. State già creando tantissimo, state avendo un bellissimo impatto per un'Italia che, come dicevamo prima e come dite voi soprattutto, è cambiata ed è ora di raccontarla. Purtroppo noi abbiamo finito il tempo, avrei voluto farvi 8.000 altre domande. Vi ringrazio tantissimo. Grazie, e farmi un enorme in bocca al lupo. Grazie mille. Grazie. 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 Grazie.